Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché ti indigna? Mi indigna perché se le notizie che lei, Deborah Serracchiani, ha letto sul Corriere della Sera, come ho letto io, sono il fatto che cambia nome, e se lo chiamano mie, ma chi se ne frega? Giovanna, se l'hanno chiamato per prima loro. Ma Deborah Serracchiani, che si occupa di lavoro, non si rende conto che ai cosiddetti occupabili, cioè a coloro i quali stanno in una famiglia in cui ci sia una persona fra i 18 e i 60 anni in grado di lavorare, verranno dati 375 euro al mese invece che 500. Allora io capisco che se una, e non voglio fare il populista, però bisogna farlo, se si guadagnano 15.000 euro al mese si perde la testa. Ma vi pare che qualcuno possa vivere con 375 euro al mese? Ma dove? Allora la verità è che questo, in questo modo il governo porta avanti la sua politica dichiarata di destra e si pensa che dando molti pochi soldi a coloro i quali non hanno un lavoro, li si spinga ad accettare che lavoro, qualsiasi stipendio, con un piccolo particolare. L'Europa si sta mettendo d'accordo su il reddito minimo, che vale anche per coloro i quali non hanno uno stipendio. Non si possono affamare i poveri. Anche perché, se è vero che ci sono zone del paese in cui lavori anche semplici ci sono, per esempio in Veneto cercano le persone che devono scavare le canaline per credo per internet, e non le trovano. Però gran parte di queste persone vivono in altri tipi di regioni. Vivono in regioni in cui c'è una giornalista bravissima, si chiama Charlotte Matteini, che si occupa di rispondere agli annunci che trova su internet di lavoro, e lei trova annunci 500 euro, 400 euro al mese per lavorare in un bar piuttosto che fare la commessa. Ovviamente è tutto in nero, ma è la normalità di questo paese. Se tu dai 375 euro al mese, stai dicendo: signori, andate a lavorare in nero e non rifiutate mai quel tipo di lavoro. No, tra l'altro quei soldi però, appunto, poi vediamo se quello che sappiamo è quello che effettivamente, quello su cui effettivamente sta lavorando il governo, però da quello che leggiamo appunto ci sarebbero questi 375 euro per gli occupabili per un tempo massimo di 12 mesi, no? Perché invece per gli altri si arriva fino a 18 mesi. E ti dirò di più, c'è un ISEE molto più basso, perché oggi sono credo 9.600 euro al mese. Domani saranno 7.200, non al mese ovviamente, all'anno, sì. E 7.000, se magari forse, non è mai neanche per me come stipendio, e saranno 7.200, che sono veramente pochi. In questo modo i poveri stanno aumentando, dicono tutte le statistiche, e l'intenzione, se sono quelli dati, è restringere la platea. Ti dico, il tentativo è affamare i poveri, ma non perché... ad accettare qualunque lavoro e quindi a rinunciare progressivamente a qualunque diritto. Dopodiché una battaglia, ad esempio...